Partito il cazzo di terzo mezzo, sti frocci erano già cominciati senza dircelo, bastardi. 1-1. Siamo a 150. C'è un intruso. Alen ha visto. Vediamo una figura di opera. Alen si è visto premiare con un suicidello. Alen come minimo dovrebbe battere la persona, ci manco male con persona. Esatto. Se lo stupreggia così. Olin, manda la vasca. Vai Alico. Bello, Rael si riesce sempre a liberare delle combo, è una cosa veramente stufosa. Stufosa. È un baby alien. Secondo me è un maestro del bondage. Ci sta liberando. No, ma veramente nel 2006 tipo giocavo come lei. Ma guarda, scherzi. Odin dice che nel 2006 giocava come lei. Quindi forse nel 2014 Alan giocherà come Odin. Solo che ormai nel 2014 Odin non sarà più tra noi. Esatto. Io una bella cantata me la faccio. Resti in peace, Holden. Quella vasca da bagno era troppo scivolosa. Overworld affermi. Quel sapone non era il cocco. Overworld. E l'acqua non era calda. Dice in maniera molto filosofica di essere un Mewtwo King in potenza, ma noi Mewtwo King in impotenza. Noi vediamo Alem è un Aldo in impotenza. Beh, le DI in effetti sono come le mie. No, le DI. Vabbè, la DI di Alem. DI di Alem. Vattelo a stuprare. Ora, Alem. Scommettete che cercherà di dargli il colpettino per killarlo e intanto se ne prenderà una ravanata, ve lo dico io, sì. Alen arriva. No! E ci mette tutto un dito nel culo! E lo uccide! Ma è stato anche il dito al lato giusto! Oh, i panini sono arrivati! Io boia, panini! Sono arrivati i panini, ma noi ce ne fottiamo allegramente! Ligi al dovere, noi restiamo qua, commentiamo questa. Ma che pirla! Bravo Rael! Bravo Rael! Bravo Penny! Facciamo un po' di tifo per Rael, che sennò si sente solissimo. Sì, vabbè, ma Rael non è mai solo. Rael, sei bello! Lo amiamo tutti, non è mai solo in realtà. Inneggiamo a Rael su cose che non c'entra niente con Smash. Vai, vai Darky. Rael è bellissima. No, ma Gino è perfetto. Rael, sei bellissimo, hai un corpo perfetto. Rael, adoro il tuo sorriso. L'etimologia di Peach mi sfugge. Allora, Peach deriva dal dialetto Peach e formaggio, che vuol dire pene e formaggio, che deriva da un'antichissima usanza di trombare il formaggio prima di mangiarlo. Molto in voga nei paesi del sud Francia. Forse ti stai sbagliando, non si trattava di costruire un pene gigantesco fatto in gore, nel mental, puoi fare delle masticarlo. Cose. Questo è poi l'evoluzione di quella festa, che ora esiste ancora in alcune zone della Germania e della Svizzera ovviamente, e si chiama la festa del pene di Emmental, che è un nome che non ragazzi, spiega queste molto. Queste cose sono molto cheesy però. Molto cheesy. La freddura, no, mi è arrivata una ventata di aria fredda. Ho un riflusso gastrico, io torno un attimo. Nel frattempo, sta venendo una vediamo che Alen se la palleggia. Alen proprio lo sta. Non è un. Ci sarà non è... sicuramente il 2-1. Sì, questo. Bravo Rael! Non è un mind reading, ma è un mind riding. E chi se la intende l'inglese gli stava cavalcando la mente decisamente. Secondo me Rael vorrebbe essere cavalcato da qualcuno. E questo lo riceverà stasera dopo che avrò bevuto un po' di vodka. Rael, te lo prometto. Bello Rael! Bravo! Bravo Rael! Bravo! Hai un culo da favola! Intanto continuiamo. Alen riuscirà a Alen questo. Alen la perde. Alen si suicida. Adesso Alen si suicida. Alen si suicida. Si suicida. Non può andare così bene. Allora.